Buonasera a tutti, benvenuti da Arredamenti Shop 1890. Io sono Andrea Sacco, sono contentissimo di avervi qui con me. Semplicemente, a parte darvi il benvenuto, volevo raccontarvi come siamo arrivati a questa serata che forse racconta un po' dello spirito con cui affrontiamo queste avventure, queste cose che ci divertono molto. A maggio noi ospitiamo oramai abbiamo fatto tre edizioni, faremo sicuramente la quarta, degli eventi Salone Off, quindi siamo chiamati un po' in tutta la città a fare degli eventi correlati, paralleli e serali per quanto riguarda il periodo della Fiera del Libro. E in una di queste serate che organizziamo spesso con l'Angolo Manzoni, che tra l'altro è il pusher di fiducia di libri, buonasera anche a voi, e l'Assemblea Teatro, compagnia storica di Torino con cui abbiamo fatto spettacoli, concerti e ulteriori presentazioni di testi, in una di queste serate, che era l'estate del cane bambino, c'era un attore mago di Assemblea Teatro che è Cavanna. Nel pubblico c'era Mariano. Fine serata ci parliamo, ci incrociamo a sei, io ti conoscevo per nomea. Dopodiché abbiamo detto: ma facciamo qualcosa, io ho una cosa che ho presentato a New York, l'abbiamo fatta di qua, è bellissimo, possiamo giocarci sopra e quant'altro. Niente, semplicemente tra relazioni tra persone, voglia di fare, passione e voglia anche di divertirsi e cambiare un po' certi paradigmi della quotidianità, ci troviamo finalmente alla serata pre-Halloween di Ogni Santi con un contesto perfetto, grazie a Mariano e grazie anche a Beto, a cui passo un attimo la parola. Grazie mille e benvenuti, divertitevi. Buonasera a tutti, io rappresento la libreria L'Angolo Manzoni e spiegherò in breve, anche perché il lecture show di Mariano è piuttosto corposo, non ha bisogno di essere spiegato tanto prima, il perché siamo qua tre soggetti differenti a parlare dell'oggetto libro, no? Io ero molto incuriosito dal lavoro di Mariano, perché come potete immaginare, facendo il libraio, ho un rapporto quotidiano con i libri, un rapporto fisico, li prendo in mano, li sposto, li impilo, li catalogo e via discorrendo, e quindi avevo e ho un rapporto anche fisico, anche se in realtà pensiamo sempre che il rapporto sia legato al contenuto del libro, chi poi ci lavora quotidianamente ha anche un vero e proprio rapporto materiale. E quindi il fatto che Mariano in qualche modo avesse, come possiamo dire, un rapporto diverso dal mio, che non era quello del contenuto, ma io lo definisco un rapporto magico, no, che aveva a che fare sempre con l'oggetto libro, mi incuriosiva. Quindi ho letto il suo libro, ne sono rimasto in qualche modo colpito, perché era una dimensione che a me sfuggiva, quella della magia dei libri. Per me i libri erano contenuto oppure fisicità. Per cui è nata questa idea di fare insieme, lui mi ha coinvolto in questa cosa, l'abbiamo già fatta quest'estate una prima volta, e poi c'era venuta l'idea invece, a me in particolar modo, anche di portare la storia dei libri magici qui dentro, perché Andrea, lavorando col design e con l'arredamento, anche lui, se vi guardate intorno, ha dei libri. Allora mi sono immaginato un altro modo di relazionarsi. Il mio è fisico, il suo è magico, il suo io l'ho definito spaziale, lui li sposta per collocarli in uno spazio, può essere una casa e quant'altro. Quindi mi sembrava un'idea simpatica quella di mettere insieme tre approcci, tre rapporti differenti con un oggetto che è quello del libro. Per cui questa sera siamo qua a seguire questo lecture show. Che cosa ci racconterà Mariano? E sarò breve, perché lui invece sarà molto denso. Ci racconta la potenza dell'oggetto, ovvero l'oggetto si può trasformare. Io lo prendo in mano, lui lo sposta, lui è in grado di trasformarlo, e come lui altri prima, perché questa cosa, questa pratica che si chiama bookmaking, l'arte di trasformare una cosa, in questo caso qua un libro, è molto antica. Mariano, attraverso una ricerca che poi è diventato un libro, La magia dei libri, ci racconta come è nata questa pratica e come si è sviluppata fino ad oggi. Io credo che sia tutto qua, perché poi in realtà è più da guardare che non da spiegare, La magia dei libri. Buona serata. Grazie.